Policoglia un qualche problemino da parte della Chiesa per numero 2, ma non proprio che la nostra posizione. Infatti probabilmente d'entrata l'interno del tornaggino è ancora fluido. La
bandiera scarica già pronta per chiudere. Ripeto che siamo che sia dovuto
anche sentito il boccato il tipo odore di una gomma della vettura numero 6, la vettura che è il primo questa mattina, ci ha dato già un pochino di emozione con un completo. Abbiamo di terminare nel numero 6 con 257. Sto papà. Siamo ormai gli finiti a fare un giro. Oppure a Palermo là. Bella traiettoria. Bravo Giacchino. Questa cosa per ruota pedale ha fatto questo. Massimiliano Iannocchi, sempre del primo raggruppamento, un'altra Peugeot 205, Adamo Zaino, si tengono pronti nel frattempo dietro il cancelletto Iader Menente, Massimiliano Ronconi, ed eccoli i partiti per questa batteria che dà Stop.
blocco viene vedere ruota posteriore interna sollevata. Ah,
petta che va con la petta. Si incolla una vecchietta e fa dentro la celletta. La prigione. Vengono pronti i piloti e qui cominciamo anche a avere qualche bel nome. Rocco Di Puglio, Marco Gramenzi, Federico Mantellini, siamo al quarto raggruppamento, vetture di gruppo A con la Opel Astra, GSI, la Lotus Elise e l'Alfa Romeo 75, tre belle vetture del gruppo A che andranno a aprire la battaglia nel quarto raggruppamento. Stiamo così iniziando a raccontare questo primo trofeo CosmoGas qui al cartodromo di Sant'Egidio La Vibrata, un trofeo che avremo modo nel pomeriggio da raccontarvi molto meglio. Ricordiamo che ci saranno altri tre appuntamenti. Maria Francesca Nicodemi,
ottobre. Marte, un 56,98. Volat, un 59,48. E giustamente, ma proprio per la cilindrata, è un gruppo N a tutti gli effetti. Ora che partiamo al gruppo PR 500, la Francesca Nicodemi con 1,14. È la prima volta, ripeto, la prima volta che Francesca si trova ad affrontare un tracciato ripetitivo come qui al cartodromo, difensiva, dove la qualità di guida che anche quest'oggi, sotto l'occhio vigile del suo babbo, il signor Nicodemi, un nome che per tanti anni ha saputo dare soddisfazione non solo a lui stesso, mondo bravissima, andiamo a controllare con Brandi Marti, 56,78, Mulat 56,82 e dall'1,14 la Francesca è passata già all'1,03. Come vi avevo detto, sta piano piano prendendo quelle che si dicono in gergo le misure al tracciato. Si tengono pronti i piloti numero 28, 29 e 31 dietro il cancelletto di entrata. Brandi Marte 56,32.
Diego Zaccola. Direzionale del muso. No, non è questo.
Francesca e il Mulla sono 37-39, 41 e 43 dietro il cancelletto. Primo passaggio del concorrente per quanto riguarda il quarto raggruppamento, abbiamo Ragazzini ancora si posiziona sul minuto esatto. Numero 33 Paolo Ragazzini con una Opel Kadett di CGSI, una vettura estremamente affidabile che è permesso di invertire a costi relativamente bassi. Ed eccolo il passaggio, vediamo subito come si presenta, e ve l'avevo detto, è una gruppo N, però De Rugo è già sotto il minuto con 59 e 68, ottima, come già ne dice la presentazione che dicevamo era una gruppo, è una gruppo N. Thank you.